Quando ho pubblicato il video in cui mi sono trovato col freno anteriore rotto a 260 km/h e mi sono schiantato poi, in tantissimi mi hanno chiesto: ma come mai non hai frenato col freno posteriore? Beh, naturalmente ho frenato col freno posteriore, il problema è che frena pochissimo. Così questa domanda mi ha dato lo spunto per questo video, in cui spiegherò come mai nelle moto, ma anche nelle auto, il freno anteriore frena molto di più di quello posteriore. Come sempre quando spiego qualcosa di fisico, lo spiego in maniera terra terra, anche perché lo scopo di questo video non è dare una laurea in fisica, per questo c'è l'università di fisica, ma è rendere concetti difficili comprensibili a chiunque. Quando una moto va avanti a qualunque velocità vale il principio fisico dell'inerzia, ovvero un corpo che sia in stato di quiete, fermo, o in stato di moto rettilineo uniforme, ovvero che sta andando dritto, mantiene il suo stato. Significa che se la moto è ferma, sta ferma. Ma se la moto sta andando a 100 km/h e tu molli tutti i comandi, la moto tende a restarsene a 100 km/h. Ora, naturalmente sulla Terra, lo sapete tutti, se molli l'acceleratore la moto rallenta. Ma questo perché ci sono vari fattori che la fanno rallentare, tra cui freno motore, attrito dell'aria, attrito col suolo. Ma se la moto la lanci nello spazio vuoto a 100 km/h, lei se ne andrà per l'eternità a 100 km/h. Quindi per il principio dell'inerzia, quando c'è un corpo in movimento e tu vuoi rallentarlo, questo oppone resistenza al rallentamento. Quindi teniamo questo concetto da parte per un attimo. Ora andiamo a vedere i freni. Cosa succede quando freni col freno anteriore? Quando tiri la leva, la pinza dei freni si stringe attorno al disco e rallenta la rotazione della ruota. Ma di per sé questo non basta a frenare la moto, perché se la moto stesse fluttuando nello spazio e tu tiri la leva dei freni, la ruota blocca, ma la moto non frena. Ciò che frena realmente la moto è l'attrito della gomma sull'asfalto. Ricapitolando, tiri la leva, le pinze stringono il disco, la ruota vorrebbe bloccarsi, ma l'attrito con l'asfalto continua a farla rotolare e quindi questa azione della pinza sul disco fa rallentare la moto. Quest'attrito quindi, che è ciò che veramente frena la moto, si traduce con una forza a livello dell'asfalto che va in direzione opposta alla moto. È un po' come se qualcuno si attaccasse alla ruota nel punto in cui tocca l'asfalto e la tirasse indietro. Ricordiamoci però di quello che abbiamo messo da parte prima, ovvero il principio di inerzia. La nostra moto, che sta andando avanti e vorrebbe continuare ad andare avanti, si oppone a questa forza frenante. Questa forza la identifichiamo con la freccia verde. Ora, questa freccia però dove viene messa? Non è a livello dell'asfalto, ma possiamo andare ad attaccarla al baricentro della moto. Ora, il baricentro, praticamente tu prendi tutti i pesi della moto, trovi il punto medio, quello è il baricentro. Il fatto che queste forze non siano allo stesso livello è fondamentale per questo video, e ora capirete il perché. Ora, prendiamo ad esempio un oggetto qualunque come questa scatola, che non è nient'altro che il drone che mi hanno regalato al test della Panigale V4, e applichiamo le nostre forze. Abbiamo una forza, ovvero l'attrito della gomma sul suolo, che viene applicata a livello del suolo in una direzione. E abbiamo l'altra forza, ovvero l'effetto dell'inerzia, che viene applicata nel baricentro nella direzione opposta. Ora applico le forze. E voilà, la scatola si ribalta in avanti. Nella moto succederebbe la stessa cosa, ovvero si ribalterebbe in avanti. Anche per questo motivo hanno inventato le sospensioni. Questo ribaltamento quindi viene smorzato dalle sospensioni della moto, che anziché ribaltarsi, comprime le sospensioni anteriori e distende quelle posteriori. Avviene un cosiddetto trasferimento di carico sulla ruota anteriore. Gran parte del peso della moto quindi si carica sulla ruota anteriore, mentre la ruota posteriore si alleggerisce. Ora vi spiego un ultimo concetto fondamentale per questo video. Guardate questa gomma. Se io l'appoggio semplicemente sul tavolo e la spingo, lei scivola. Se invece la schiaccio con forza e spingo, lei resta dov'è. Questo è dato dalla forza d'attrito, che dice che più la forza perpendicolare al piano è forte, e più l'attrito è forte. Quindi più schiaccio forte, più l'attrito tra la gomma e il tavolo è forte. Se riportiamo questa forza sulla nostra moto, abbiamo che la gomma dell'esempio rappresenta la gomma della moto, mentre la forza del mio braccio rappresenta il carico sulla gomma. Quindi che cosa succede? Che più freno, più il carico si trasferisce sulla ruota anteriore, più aumenta il peso sulla gomma anteriore, più aumenta la forza d'attrito della gomma anteriore e più la ruota anteriore può frenare forte. E dietro che cosa succede invece? Di nuovo, più freno,
più il carico si trasferisce in avanti, quindi si alleggerisce il posteriore, quindi più diminuisce il peso sulla ruota posteriore, quindi diminuisce l'attrito che la ruota posteriore ha sull'asfalto, quindi diminuisce la potenza frenante di quella ruota. Il caso limite ci chiarisce ancora di più le idee, ovvero se freno troppo forte e la ruota posteriore si alza, abbiamo che il 100% del peso della moto è sulla ruota anteriore, mentre su quella posteriore c'è lo 0%. Quella posteriore non tocca l'asfalto, quindi il freno posteriore diventa totalmente inutile. Questo quindi è il motivo per cui sulle moto, ma anche sulle auto, i freni anteriori sono molto più grossi di quelli posteriori. E per cui, soprattutto nelle moto, risulta impossibile frenare forte solo col freno posteriore. Perché più freniamo forte e più la ruota posteriore perde potenza frenante. Secondo questa logica comunque vale anche il contrario, nel senso che se la moto andasse in retromarcia, allora il freno posteriore diventerebbe molto più potente di quello anteriore. Ma questo esempio potete metterlo in pratica con una mountain bike. Provate a prendere una mountain bike o una bici qualunque e a spingerla avanti e indietro e vedere la differenza della potenza frenante tra il freno anteriore e quello posteriore. Provate. E questo concetto dell'attrito fa capire meglio quello che spiegava Niccolò Canepa nel video che abbiamo fatto insieme. Se non l'avete visto, ve l'ho linkato qui sotto. Niccolò Canepa spiegava che per frenare forte ed entrare forte in curva, bisogna frenare fin dentro la curva. E ora si capisce il perché. Perché se tu porti la frenata fin dentro la curva, quindi tieni la ruota anteriore molto caricata, la ruota anteriore è molto schiacciata a terra, quindi tiene di più. Quindi più entri frenato in curva, più la ruota anteriore tiene. Questo naturalmente fino a un certo limite, perché se arrivi troppo frenato in curva, la ruota anteriore a un certo punto non riesce più a sopportare il carico e cadi. Quindi naturalmente bisogna trovare il giusto limite. Bene, grazie anche questa volta per aver visto questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, lasciare un like se questo video vi è piaciuto, lasciare un commento e condividerlo. E magari, già che ci siete, seguitemi anche su Instagram. Bye bye!